Allora, ragazzi, ci ritroviamo ancora sul mer al mercato di Boklad. Ho fatto tutte le side quest, ho fatto tutte le cacce disponibili fi fino a questo momento. E ho già programmato praticamente anche tutti i video su YouTube e mi sento molto più sollevato perché mi ero, diciamo, preso un po' oziare, dicendo vabbè, tanto domani è il mio compleanno, non faccio niente, mi riposo. Invece, sto cazzo, mi sono messo lo stesso a lavorare. Ai video che usciranno ovviamente sul canale, perché ovviamente li devo tagliare, li devo sistemare, li devo renderizzare, li devo caricare, eccetera, eccetera. Quindi il tempo un pochettino si perde. E inoltre sto facendo anche una cosa assolutamente masochista, proprio mi sto letteralmente uccidendo, diciamo, lo spirito, perché l'altro giorno ho visto praticamente un video su YouTube dove si parlava, diciamo, di delle imprese più difficili effettuate comunque in generale dai gamer. E una di queste imprese era finire il primo Far Cry con la difficoltà praticamente estrema, quella più difficile. E quindi io, da persona sana di mente che sono, mi sto rigiocando praticamente tutto il primo Far Cry a difficoltà massima e vi posso garantire che è una delle sensazioni più frustranti che esista sulla faccia della Terra. Quindi, se volete veramente una bella sfida hardcore, come si suol dire, per quest'estate, giocatevi il primo Far Cry a difficoltà veterano, o comunque quello che è la maggiore difficoltà praticamente, quindi una roba del genere. Giocatevi quella, ragazzi, e vi posso garantire che quella è una delle esperienze più hardcore che io stia facendo in assoluto, che tra l'altro l'avevo già fatta io da piccolo, perché tra l'altro Far Cry 1 è stato il mio primo gioco su PC, dovrei farci anche un video su questa cosa magari, e ragazzi non me lo ricordavo così frustrante, è una cosa che prendi, sradichi il mouse e lo butti fuori senza pentirtene minimamente. Comunque, niente, volevo raccontarvi questo piccolo aneddoto. Detto ciò, buonasera a tutti, ben ritrovati, spero tutto bene. E niente, ragazzi, io direi che possiamo continuare, no? Ci siamo? Continuiamo? Perché io effettivamente voglio assolutamente continuare, non vedo l'ora di andare avanti. Per cui, let's go. Lasciate che Allora, leghi ho io. fatto Basta tutte le poco. side quest, ripeto, ho fatto tutte le cacce, ho fatto tutto ciò che era possibile fare. Vi faccio vedere appunto un attimo, come potete notare, non ci sono missioni, non ci sono cacce, non c'è praticamente nulla a disposizione sulla mappa, quindi possiamo continuare la storia principale. Allora, dobbiamo parlare con Guts, che si era fatto fottere la volta scorsa e lascia passare, mentre invece adesso possiamo finalmente andare avanti. Ciao Quindi cosa ragazzi, ciao farai? ciao Apri ciao ciao lista. ciao 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 a tutti. Ecco a te. Non perderlo di nuovo. Questo! L'hai ritrovato! Oh, grazie infinite! Se fossi tornato senza Nan mi avrebbe ucciso! Dovrò ringraziare anche Elle e Tio. Anche tu, Onza. Non dovrete mai più rubare. Se qualcuno vi minaccia, sapete a chi chiedere. Sì. L'abbiamo fatto. El ci paga per spalare merda di Chocobo nelle stalle. È un duro lavoro e non paga come quello delle pietre. Ma almeno è onesto. Bravi, datevi da fare. E Guts, scusa per il lasciapassare. Oh, figurati! Ora l'ho recuperato e tutto è bene quel che finisce bene, Vuoi diventare un fabbro, no? Sarò il tuo primo cliente. Risparmierò i miei gil e ti commissionerò una spada. Oh, io farò del mio meglio. A presto. Visto anche qua già ci si stanno scambiando follower, like for like, già dai tempi antichi. Bene. Abbiamo un posto sul carro. Ricorda, Guts, siamo mercenari. Ci hai assoldati per proteggerti. Mercenari. Vi ricordate il piano?
Cavalcheremo fino a raggiungere Sponde Gemelle. Dopo io e Jill andremo nei sobborghi e cercheremo di entrare. Io comprerò quello che mi serve. Bene. E noi valuteremo le difese imperiali. C'è una piazza con un grosso... campanile che è nel mezzo della città. Se vi perdeste o succedesse qualcosa, ci rivedremo lì. Va bene. Andiamo. Qui ci stiamo avvicinando nella parte più succosa probabilmente adesso, perché sono rimasti soltanto gli imperiali e Walud come veri nemici, cioè come veri nemici grossi, quindi Bahamut e Odino praticamente. Ormai la Repubblica non conta più niente. I Sangueferreo li abbiamo massacrati. E siete certo che vostro padre non sappia nulla di Ultima? Sì. Non stento affatto a credere che una forza sinistra stia tentando di influenzare Sambrek. Ma a parte questo, non ha ancora ammaliato mio padre. Ma se fosse Annabelle invece? Nel bene e nel male. Quello che dice sua radiosità lo pensa. Allora il demone lavora nell'ombra. Lo ammetto, quando mi parlaste di questo demone, ero dubbioso. E lo ero anche parecchio. Una bestia che opera per gettare Valistea nel caos e arrivare a vostro fratello. Ma quella ferita è la prova che il male è all'opera. E cosa rispondete, Altezza? Volete unirvi alla mia lotta? Non posso. Non ancora. Vostra Altezza, vi prego. Come sapete, l'esercito dalmechiano è alle porte. Hanno perso il cristallo madre e con esso ogni speranza di negoziazione. Da un momento all'altro ci invaderanno. Se Bahamut non si presenterà, il mio popolo sarà massacrato. Almeno non da Yugo Kupka, grazie alle macchinazioni di Ultima. So che il vostro popolo grava sulla vostra coscienza, ma se non fermiamo i piani di Ultima, incontreranno un destino ben peggiore. Il caos che scatenerà getterà tutta Valistea dritta nell'abisso. La vita di uomini, donne e bambini dei Regni Gemelli è in gioco. Io credo in quello che dite, Fenice. Ma ho dei doveri da assolvere, da cui non posso esimermi. Comunque vada. Cosa ne sapete voi del mio sangue? Ecco, vedi, stanno facendo una sorta di mashup. Per esempio, so che non è degno della più alta carica di Stato che appartiene di diritto a quelli di sangue più puro. Ahimè. Voi discendete dalle fogne di Oriflam, da una puttana che ha venduto suo figlio per Ghil. Avete minacciato mio padre. Ma certo che no. Gli ho sussurrato all'orecchio che il suo figlio bastardo complotta una ribellione. Cosa? Silvestra ascolta le parole degli astrologi. E loro fanno altrettanto. Gli avete propinato le vostre menzogne. Se resterete leale all'imperatore Olivier, sua radiosità potrebbe incoronarvi con l'alloro e non con la pece. Strega ingannatrice! Alla luce dei lunghi anni di servizio verso l'impero, perdonerò questa vostra insolita maleducazione. Accelerate i preparativi, vostra Altezza imperiale. Madonna, che puttanone. L'imperatore Olivier si aspetta molto da voi, Dion. O dovrei dire, da Bahamut. Che il vostro fuoco riduca in cenere
i suoi nemici. Fino a quando tutta Valistea non si inginocchierà a lui. C'è anche un'altra oscurità che ha avvolto Sunbreak. Finché non lascerà la presa, le fiamme della guerra continueranno a diffondersi, proprio come desidera Ultima. Lo so. La mia famiglia vi ha causato dolore. La colpa non è vostra. Annabella è un problema della casata imperiale, e come membro di tale casata, spetta a me risolverlo. Ma finché non l'avrò fatto, tutta la mia forza sarà vostra. Madonna, quanto mi piace Bahamut. Grazie, Altezza. Solcheremo insieme i cieli per una nuova alba su Valistea. Non chiedo di meglio. Cioè, Joshua comunque incredibile, eh? Nonostante tutto ce l'ha fatta. È andato da Bahamut, gli ha parlato, gli ha detto quello che doveva dire. E Bahamut si è dimostrato talmente Grazie. Intelligente da capirlo. E sapere che diceva il vero. Sì, sincero. Credi che ciò che sto per fare sia sbagliato? Noi dragoni abbiamo soltanto un condottiero, Vostra Altezza. E lo seguiremo fino alla fine. Cioè, puoi vedere che si ribella anche lui all'impero? Grazie. Non ci credo. Cioè, ecco il mio ordine. Per i crimini che hanno commesso contro la corona, la traditrice Annabella e il suo figlio usurpatore saranno giustiziati. E l'impero sarà ristabilito. Madonna, e come fa a fare una cosa del genere? Come può dare l'ordine di giustiziare Annabella e Olivier? È impossibile. Ma che sta dicendo? Pensare che queste persone sono sull'orlo di una guerra. Sono spaventate. Bevono per dimenticare le paure. E tu cosa vuoi dimenticare? Senti la Jill. Il porto è vuoto. E anche metà delle bancarelle. La città può sembrare tranquilla, ma è sul filo del rasoio. Se noi la incoraggiassimo, avremmo un diversivo per raggiungere il cristallo madre. Sapevo che l'avresti detto. Dobbiamo chiamare Gav. Ci serve qualcuno che alimenti questo diversivo. Potremmo elaborare un piano mentre lo aspettiamo. Allora mando uno Stolas. Sono rumori di battaglia? Che cosa c'è, bello? C'è qualcuno che sta attaccando
La città imperiale? Presto, via. Cosa succede? Non lo so. Torgal! Madonna mia! Seguimi. L'ho detto, quasi stiamo andando verso la parte più, probabilmente il picco più alto del gioco qua. Questa sarà la parte più bella. È sicuramente questa la parte più bella. Fuoco nei cieli. La città è in fiamme. Guts starà bene, vedrai. Si rifugierà in piazza. Quella col campanile. Nel cuore della città. Praticamente qua siamo su Final Fantasy 9, quando convivi, siamo sui tetti di Alexandria. Custodie e sentinelle sono da uccidere a vista. Guardie, custodie e sentinelle. Ma risparmiati i civili. Ah, quindi è Dion che sta conducendo questa rivolta. E allora avevo ragione, vedi, è Dion che si sta occupando di tutto. Oddio, perché ho paura che qui Bahamut ci lascia le penne? Ma che diavolo sta succedendo? Andiamo a vedere. D'accordo. Prima dobbiamo trovare Getz. Spero tanto che stia bene. Speriamo. Dai, mi dispiacerebbe se effettivamente morisse. Oh. Ehi voi, identificatevi. Siamo proprio. Ah, ma questi però sono dragoni. Sono cavalieri. Però aspetta, sono cavalieri dragoni. Attenzione, eh. Aspetta, le armature? Vedi, questi sono i cavalieri dragoni, non sono esattamente i dragoon. Quindi questi sono i soldati dell'esercito imperiale, non sono esattamente i dragoon di Dion. Quindi bisogna fare attenzione, non confondere. Questi non sono i dragoon di Dion. Titano! Ecco, questo è un dragone. No, e allora può essere che siano veramente le truppe di Dion. No, anche pensavo di averlo parato. Fuoco e fiamme!
Non c'è ombra di dubbio. Sono dragoni. Sì. Ma che significa? È una guerra civile. Sono i dragoni questi. Sì, anche i cavalieri dragoni fanno parte dell'esercito di Dion. Quindi è giusto allora. E infatti è una guerra civile, letteralmente una guerra civile. Pensa felice di cadere nelle fogne. Distretto ripulito. Niente forze dell'imperatore. Aduna tutti. Proseguiamo per le sale del concilio. Vedi, niente forze dell'imperatore. Quindi sì, stanno proprio letteralmente. Stanno letteralmente combattendo. Evacuazione completata, capitano. Bene. Non dobbiamo far altro che deporre l'usurpatore. Vedi, deporre l'usurpatore, che in questo caso si riferiscono a Olivier. Eccolo lì, il campanile. Bene, andiamo. Quindi la situazione è davvero seria, eh? Questo per i dalmechiani potrebbe essere un ottimo momento per approfittarsene. Montacarichi. In nome di Grigor, da dove sbuca? Madonna, ci mancano soltanto i dalmechiani che tipo spuntano e iniziano ad invadere la città e succede il patatrac finale. Degli intrusi! Andate a cancelli! Sta giù! Casino. Morto. Madonna, quanto è bello giocare con Titano. Cioè, voi non avete idea di quanto sia divertente giocare con Titano. Titano best summon al momento. O best icon. Merda. Cerchiamo una strada diversa. Cioè, mi è troppo divertente. Io mi diverto troppo. Veramente è incredibile. Torna rasciati proprio malissimo. Forza, Guts. Arriviamo. Madonna, qua ho veramente paura che Odino possa lasciarci le penne.
Allora, io intanto voglio andare su abilità, ecco, perché adesso possiamo potenziarci un pochettino. Allora, questa è padroneggiata, ecco, questa possiamo potenziarla. Questa la possiamo padroneggiare, questa possiamo padroneggiare, questa non mi interessa. Ecco, qua possiamo potenziarla. E qua la possiamo potenziare, potenziamo entrambi. Ok. Così ora finalmente sono più forti. Clive in DFO secondo me non arriverà troppo tardi, Con Jack Garland sono passati pochi mesi da quando hanno rilasciato Stranger, per cui probabilmente anche già settembre, ottobre o addirittura per Natale potremmo avere Clive sicuramente su DFO. In nome del principe, nessuno può passare. In nome del principe. Super attaccone. Vabbè, niente, qua la parata non ha funzionato. Certo, lui giustamente non lo sa che Joshua ha parlato con Bahamut e quindi sono mezzi alleati. Quindi questi in realtà sono combattimenti che si sarebbero potuti tranquillamente evitare se avessero permesso a Clive di aiutare la rivolta di Dion, di Bahamut. Sarebbe stata sicuramente un'alleanza fortissima. Ifrit con Bahamut, mamma mia. Da bagnarsi nei pantaloni, sia per maschi che per femmine. Per tutti, anche cani, e gatti. Favore della terra, pugni furiosi. Ah, attenzione. Questo finalmente è l'oggetto che volevo io. No. Allora, questa qua di raffica era la possiamo togliere. Aumenta del 10% i danni di pugni furiosi. Yes. Questo è bello. Finalmente ho trovato l'accessorio che volevo. Tu lo riesci a vedere? Eccoci qua. Che drago di ghiaccio. Oh oh.
Ma dopo. Ah, vero, non ero con il... Non ero con Titano, mannaggia la miseria. Credo abbia in serbo qualcosa per noi. Preparati a muoverti. Ci hai trovato. No. T'ho beccato. No. No. Ho fatto un bel parry. Cioè, guarda che bel parry che ti avevo fatto. Porca troia, non l'ho visto quello. Oh, madonna mia. Esagerato. Peccato che si è ripreso. Ehi. Ah, questo addirittura mi ha spezzato il parry. Tanto si chiama Drago Bianco. Il drago bianco chi blu è morto. Occhio di bianco Wyrm usato per la creazione. Questo era il drago personale di Kuja. Sono qui, Clive. State bene? Guts, eccoti. Non pensavo ci fosse un drago. D'accordo. Andiamocene via. Che succede? Quello è... il cuore del cristallo, madre. Che cosa diavolo ci fa lassù? Di Bahamut, eccolo. Vuoi vedere che lo distrugge lui? Bahamut. Ah,
Che cavolo? Ma perché sta attaccando? Infatti non può essere, c'è qualcosa che non va. C'è assolutamente qualcosa che non va. Anche il colore non è quello del Bahamut che avevamo visto inizialmente. Oddio, si è distrutto il cristallo. Ce l'ha fatta. Oh no, forse ha incarnato lui il potere. Ah. Ah, sta proteggendo, vedi, sta proteggendo il cuore. Si è riformato il cristallo per proteggere il suo cuore. Ma è strano però che il principe abbia attaccato il popolo. Quindi... che facciamo ora? Distruggiamo il cuore. Ma potrebbe tornare! Una volta spenti gli incendi, gli imperiali e i Dalmec avanzeranno. È la nostra unica occasione. E Bahamut è andato via. Ti dovresti allontanare il più possibile, Guts. Cosa? E lasciare voi in mezzo ai guai? Non posso farlo. Se restate... resto anch'io. Ho fatto i bagagli prima di scappare, quindi se vi serve qualcosa chiedete. Ma non ve la posso regalare. Nanno non mi perdonerebbe. Grazie, Guts. Beh, oddio, se in estrema situazione di vita o morte, non è che mi puoi permettere di chiedere il pizzo. Di lui mi fa sia da fabbro in questo caso che da mercante, giustamente, perché non posso andare altrove. Che posso fare per te? Il gran martello. Posso fare l'Excalibur? Posso fare l'Excalibur? Finito! Oddio, Excalibur OP. Fascia di seta. Questi sono tutti oggetti che dovrò poi craftare giusto per il... C'è altro che posso creare per te? Excalibur, finalmente nelle mie mani. OP. Possiamo andare. Siamo quasi a coda di drago, Clive. Libereremo Ciclonia dalla maledizione del cristallo. Ah, direi che è arrivata l'ora. Ma ricorda, Bahamut è ancora là fuori. E ho l'impressione che lo rivedremo prima che arrivi l'alba. Sì, ma quel Bahamut era strano, non era il Bahamut che conosciamo noi, eh? C'è qualcosa che non va. C'è assolutamente qualcosa che non va. C'è assolutamente qualcosa che non va. Ciao, ciao Sharp. Niente.
niente più strade. Servirebbe un altro percorso. Lo senti anche tu? Etere. Non ci voleva. Akashic. Un altro flusso. Sì. Si sta già trasformando. Allora non dobbiamo trattenerci. Sono già diventati Akashic. Come ti permetti? Come osi? Vedi, già quasi sono trasformati in Akashic. Madonna, ma subito, tra l'altro. Si sono trasformati subito in Akashic. Cioè, manco il tempo che si è formato il cristallo. Ci sono anche le creature di... Ci sono anche le creature di Ultima. Quindi qua c'è lo zampino di Ultima. Qui c'è lo zampino di Ultima. Trasformato anche Torghal. Probabilmente a causa dell'etere. Sì, vabbè, però. Cioè, se io ti faccio il parry, porca troia. Cioè, se ti faccio il parry, tu devi parriare, eh. Deve esserci un modo di salire. Qui c'è qualcosa che puzza. E non sono le ascelle. E non sono le vostre ascelle. Soffio del fulmine. Fulmine del giudizio. Qui c'è assolutamente qualcosa che puzza. Lo scontro finisce con Bahamut? Quello che si era visto in un trailer? Revenant addirittura, vedi, ci sono anche i Revenant. È la musica epica che inizia a pompare nelle casse. Queste sono le creature di Ultima, quindi c'è Ultima di mezzo. Cos'è stato? Bahamut ci ucciderà tutti. Infatti quel Bahamut aveva i colori diversi, non aveva i colori di Bahamut che abbiamo visto all'inizio. Sentirti.
Joshua! Sono diretti al cuore. Ma proprio immaginate lo scontro, finisce Bahamut e Ifrit tutti insieme. Almeno morirete assieme. Vabbè, qui si prenderà la summon di Bahamut. Abbastanza palese come cosa. Abbastanza palese come cosa. Sono curioso di vedere Bahamut. Non l'ho mai visto neanche in trailer, in gameplay, il combattimento di Bahamut. Anzi, in realtà forse una volta l'ho visto in un trailer. Oddio. Abbiamo tempo per questo. Allora io direi intanto di toglierci dalle palle. Ok, ci siamo tolti i minion dalle palle. Bel parry. Bella. Così lo brecchiamo. Yes. E ora ci divertiamo. Allora, altri nemici in avvicinamento. Aia, bastardo. Sì, sì, vieni, 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 vieni. Vieni qua. Vieni qua. Aumento di livello. E si gode. Vieni a me, Bahamut! Anzi, come lo chiamano qua, Bahamut! Ciao ragazzi, ciao a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Buonasera a tutti. Qua non c'è un cazzo. Oh, sangue nero. Queste sono le sale del concilio. Perché sono ancora in piedi? Eccoci. Andrà tutto bene, Clive. È un osso duro. Ma poi alla finisce, può risorgere, tranquillo. Ci siamo quasi. Stai sereno, Clive, non ti preoccupare. Ah. Comunque Torgal in queste zone si trasforma, perché giustamente c'è l'etere che lo aiuta a trasformarsi. Oh oh. E tu? Ultima? Sei tu? No. Oddio. Ci assomigli molto però. Sembra che qualcuno non voglia farci avvicinare. Beh, sai che me ne importa. Ci assomigli parecchio, eh? Sì, l'unione tra Bahamut. Anche per leggere il nome mi sono distratto. E se gli sto troppo vicino. Non mi fa il parry se gli sto troppo vicino. Ecco, devo stare. È come su Dark Souls. Praticamente ho una distanza predefinita per fare il parry. Vedi, perché se ci sto vicino
sembra che utilizzi tutti gli elementi quasi. O sbaglio, è una mia impressione. Vedi, usa il fuoco, usa il fulmine. Dissonanza elementale. Che usa tutti gli elementi, anche le ali di Garuda, tra l'altro. Non ci credo che non mi ha fatto il Perry. Vedi Kryoga. Pezza guardia, me lo dovevo immaginare. No, non ce l'ho il Perry pronto. Vedi, lui utilizza gli elementi. Quindi che si sia sostituito a Bahamut ultima stesso? No. Ma fanculo, l'ho sprecato. Vedo un cazzo così. Di Victor. Mi sa che qua c'è una sequenza perché gli HP non scendono più. Oh. Voglio scoprire cosa sia. Dobbiamo finirlo. Adesso. Enfo Koga. Enkryoga. Enfulgoga. Madonna mia, esagerato proprio. No, questo sembra l'attacco di Jack Garland nella prima forma di coso. Oh, porco. Volevo fare il Perry per forza. Io questo fatto che voglio fare i Perry. No! Dove vai? Dai, dai, che ci siamo! Cedi! Cosa mi dai? Favore della terra, pugno possente, vabbè, non lo uso.
Quindi mi sta facendo capire che Ultima è in grado di usare tutti gli elementi. Diventano più forti. Esatto, diventano più forti perché stiamo distruggendo i cristalli madre, come pensavo io. Ora c'è solo una cosa su cui dobbiamo concentrarci. I cristalli madre sono un lucchetto per Ultima. E io che li sto distruggendo, lo sto rendendo più forte. E questo è il problema. E tra l'altro Clive, che viene chiamato Wyvern, ho il forte sospetto che sia una sorta di discepolo, che sia tipo il figlio di Ultima praticamente. È come se fosse il figlio di Ultima. E anche...